possa con lo Spirito di Cristo illuminare il nostro cuore e la nostra intelligenza per accogliere questa parola che abbiamo ascoltato, che tocca un motivo importante della nostra fede, perché mentre contempliamo il mistero della vita di Cristo, ripensiamo anche alla nostra dignità di battezzati. Esattamente 90 anni fa, la Chiesa istituì questa festa in onore di Cristo, Re dell'Universo, ed eravamo a pochi anni dalle tragiche conseguenze della Prima Guerra Mondiale. Scorrendo il calendario dei nostri tempi, ci rendiamo conto come sia difficile e come è diventato sempre più difficile per l'umanità salvaguardare questo bene della pace e confondere ciò che dovrebbe essere motivo di gioia profonda per il ruolo che Dio fin dalla creazione ha dato all'uomo nella signoria del creato e del mondo, a ciò che invece diventa, purtroppo, per quella tendenza che l'uomo deve correggere dentro di sé di voler comandare, l'orgoglio del potere, l'orgoglio dell'avere, e trasformare ogni segno di legalità in segno di supremazia, di potere sull'altro. Ed è quello che vediamo ancora i nostri giorni. Ma attenzione, noi li stiamo celebrando il sacrificio eucaristico. Non può essere per noi motivo né di paura che i mass media cercano di dare praticamente, di divulgare sempre di più, di pessimismo nei confronti di una umanità incapace di trovare le vie della pace, tutt'altro. Noi siamo qui perché siamo convinti che la regalità di Cristo è ciò che ci appartiene, perché Lui viene per regnare, regnare nei nostri cuori, regnare nella nostra vita, regnare nella umanità, ma una regalità come abbiamo ascoltato nella preghiera, che è servizio. Ecco perché già i profeti dall'Antico Testamento, pur essendo anche loro spettatori e magari protagonisti di tensioni tra le varie tribù, quando parlavano del Messia, ne parlavano come del buon pastore, il re pastore, colui che ha cura delle sue pecore, che se ne fa carico, non cerca di opprimerle, di dominarle, di ucciderle, al contrario, va alla ricerca costante della pecora perduta, perché anche essa possa trovare un conforto e una via, un respiro nuovo nella casa del Padre. I testi che respirano quel linguaggio apocalittico, lungi dal indurci del timore, della paura, dell'onnipotenza divina, ci devono aiutare a fare contemplare la gloria di Dio. Ma dicevo che questa legalità ci appartiene. Perché? Ebbene, se non dimentichiamo il catechismo con il battesimo, noi abbiamo ricevuto per mezzo dello Spirito il dono di partecipare alla profezia, al sacerdozio e alla legalità di Cristo. È la profezia della parola che ci nutre e che deve diventare regola di vita. Al sacerdozio, perché non siamo solo spettatori di varie celebrazioni, ma anche noi siamo offerta la vita al Padre e ci offriamo con Cristo. È la regalità
siamo mandati per asservire. Sono delle indicazioni elementari, vengono dal catechismo, ma dalla nostra fede. Ma che cosa noi possiamo e dobbiamo portare a casa dopo aver ascoltato la parola di Dio? Per evitare che anche noi, come Pilato, ignorante perché non conosceva, non riusciva a capire lui uomo del potere, questa ambivalenza, questo significato che vanno nel termine, anche noi dobbiamo chiedere a tu siede, perché ci sconcerta vedere Cristo crocifisso. Attenti a non farne un'abitudine, perché se guardiamo a lui e se il crocifisso diventa il nostro specchio, allora capiremo come possiamo vivere la regalità nella famiglia, nelle comunità, nella Chiesa. Ce l'ho affidato come impegno e con una riflessione semplice e penetrante Papa Francesco durante il recente convegno di Firenze, quando ci ha detto che la nostra vita di fede deve essere umile, il cristiano deve essere umile, disinteressato, uomo delle beatitudini. Ecco il fondamento della realità di Cristo e della nostra partecipazione alla sua realtà. E se quest'oggi, volendo anche ricordare, sarà tra qualche giorno, la memoria di quattro occhi che in questo santuario hanno la loro sepoltura, chiediamoci se veramente nella famiglia la regalità di Cristo vissuta dal cristiano rispetta l'umiltà e il disinteresse, la beatitudine. Se percorressimo, o qualcuno avesse il tempo anche di cercare negli atti del processo canonico verso la beatificazione, e quindi di percorrere se la loro esistenza coniugale e familiare, ritroverete tanti riferimenti nella vita di questi coniugi che hanno saputo non solo educare cristianamente i figli anche nella scelta di vita consacrata, ma essere nella società segno di un potere che si fa servizio, di un'autorità morale che non va alla ricerca di titoli o di riconoscimenti grandi, anzi, pur avendone tutti i meriti, in più di qualche occasione sono stati emarginati. È la storia di ieri e di sempre. Quando Cristo viene nel mondo, quando il cristiano opera nel mondo e vuole mettersi veramente al servizio della verità e del bene, spesso viene marginato. È la testimonianza della quale dobbiamo farci carico ai nostri giorni. Ma non per sentirci vittime, assolutamente, né tantomeno per fare gli agnistei, ma per trovare il gusto della fede, per trovare la gioia del Vangelo, direbbe Papa Francesco, per dire ancora a noi stessi, e gli altri lo capirebbero poi dalla nostra vita, prima ancora di dirlo agli altri, viviamo secondo l'amore di Cristo, l'esempio che Gesù ci ha dato, viviamo dovunque, a cominciare dalle famiglie, perché se è vero che oggi la famiglia è ancora la cellula della società, lasciatemi dire una parola forte, il cancro nel corpo umano si sviluppa quando le cellule non funzionano più. E allora preghiamo per la famiglia,
che mi piace ripetere sempre, scusatemi, arrivandomi soprattutto ai papà, ricordiamoci un bambino che vede il proprio padre fare bene il segno della croce, non lo dimenticherà mai per tutta la vita. Anche se con la cultura odierna sarà distratto da mille pensieri, arriverà il momento in cui lo Spirito Santo, la grazia di Dio, la preghiera dei genitori per i figli toccherà quel cuore e gli farà ricordare come pregava il suo papà, come pregava la sua mamma o come, entrando in casa, guardando il quadro della Madonna messo per benedizione o il crocifisso, che non è lì a caso, una preghiera semplice: Signore, benedici la nostra famiglia. Ecco come esercitiamo la regalità che Cristo ci ha affidato. Non un potere ma un servizio, non un onore ma una grande responsabilità che ci rende consapevoli di un Vangelo di libertà e di gioia che il Signore ha donato alla sua Chiesa. E concludo in questo santuario. Oggi mi piace ricordare veramente la preghiera di Pio XII, il ringraziamento per la liberazione di Roma tanti anni fa. Oggi il mondo ha bisogno di questa preghiera per essere liberato da tutti i germi di guerra, di vendetta, di odio, da questa presunzione che vuole rendere l'altro lo schiavo. In Cristo c'è la libertà e nella parola di Dio, come ci ha insegnato la Vergine Santa, troviamo quella pace interiore che ci rende tutti capaci di diventare portatori di Cristo al mondo, come Cristo.